Ciao a tutte ragazze, allora oggi vi parlerò degli ultimi acquisti che ho fatto e soprattutto delle collaborazioni anche che ho fatto. Una delle ultime collaborazioni che ho fatto è questa qui che ho fatto con Clinique tramite Octoly. Preciso comunque che Clinique mi ha mandato direttamente questo prodotto da testare, io l'ho testato e mi sono trovata sempre molto molto bene, quindi lo sto già testando da almeno una settimana e passa e come vedete comunque ne ho usato anche relativamente poco di prodotto, è uno struccante, io lo agito anche, uno struccante proprio bifasico, io praticamente lo agito, come vedete comunque ci fa un pochettino di schiumetta e poi strucco direttamente tutto il viso. Mi sono trovata molto bene, si chiama Clinique Take the Day Off, eccolo qua. Quindi per chi fosse interessato comunque vi lascio il link qua sul box informazioni, mi sono sempre trovata molto bene tramite Octoly e tra poco mi arriveranno anche altre collaborazioni per Octoly su La La Lab. Adesso vedo se fare un video dentro al video come faccio io di solito oppure se dedicare un altro video alla La Lab che sono la stampa comunque delle foto, dei ritratti e varie cose comunque che sono delle bellissime idee regalo. Poi allora un'altra collaborazione che ho fatto, vi faccio subito vedere, è questo costume qui, mi è piaciuto tantissimo il colore e praticamente è fatto così. La mutandina è esattamente fatta in questo modo. Vi faccio vedere anche una foto di come direttamente sta sulla modella. Vi lascio anche di questo il link sul box informazioni, una nuova collaborazione che ho fatto. Quindi questa è la parte di giù, molto carina. E poi invece la parte di su è fatta direttamente così, non so se riuscite a vederlo bene. Io ho preso una taglia piccola perché comunque ho prima barra seconda, comunque l'ho provato, questo comunque va benissimo. Come vedete non è imbottito, me le copre completamente e si mette così. Vi lascio direttamente comunque il link anche qui sul box informazioni, così vedete bene come risulta direttamente indossato, perché visto così magari non rende proprio, comunque è fatto esattamente così la parte di sopra. Quindi spero che vi piaccia e date un'occhiata qua al link sul box informazioni. Adesso invece andiamo a parlare degli ultimi acquisti di Primark. Allora, per chi me lo chiedesse prima, Primark non c'è qua a Cagliari, Primark c'è solamente dalla parte diciamo, cioè vicino ad Arese o direttamente ad Arese, non mi ricordo benissimo se è proprio in provincia di Arese. Poi mi pare che ci sia anche vicino a Firenze, forse vicino a Bergamo, non mi ricordo. Comunque non mi ricordo se ce ne sono 4 di Primark in Italia, non vorrei dire cavolate. E allora vi faccio vedere subito le cose comunque che ho preso appunto di Primark. La primissima cosa è stata questa, guardate, guardate che belle. Sono delle infradito di Harry Potter. Sono veramente carinissime queste, le potete trovare a 3 euro, solamente 3 euro. Di qua ho preso la taglia M che dovrebbe corrispondere a un 37-38 più o meno. Sono carinissime come vedete, sono veramente troppo contenta, non vedo l'ora di usarle per quest'estate. Un'altra cosa che vi faccio vedere è questa copertina, guardate che carina la copertina con Tipete. Infatti non vedo l'ora di utilizzarla il prossimo inverno. La verità, a Cagliari qua anche a maggio ha fatto freddo. Io sinceramente fino alla fine di maggio ho usato il piumino proprio, piumino ancora, quindi non vi lascio immaginare il mio freddo, perché io soffro veramente di freddo. Non so se qualcuno di voi soffre il freddo, però qui a Cagliari non hanno fatto giornate veramente calde ancora, sono sui 22 gradi più o meno. E guardate che carino questo, è veramente carinissimo. Infatti non vedo l'ora di utilizzarla. Guardate, vi faccio vedere anche, guardate qui, veramente bello, non so se riuscite a vederlo bene. E questa la posso mettere tranquillamente anche come copriletto, che è veramente un amore. Il prezzo di questa mi pare che fosse più o meno 8 euro. Poi allora, un'altra cosa è stato questo pigiama. Guardate che carino anche questo di Tipete. Carinissimo. Questo invece è il prezzo di 9 euro. La parte di su è fatta così. La taglia è una S. E la parte di giù, scusate, sto facendo un po' di casino. La parte di giù, guardate che carina. Carinissima, per quando fa caldo, caldo, caldo va benissimo. È fatta così, veramente, me ne sono innamorata, veramente troppo, troppo bellina questa. Poi, allora, altre cose che ho preso sono state questa qui di Tipet, è lo stesso, perché sono una fanatica veramente di Tipet e mi piace tantissimo come personaggio, che ha questa bellissima scritta, quindi sicuramente me la metterò qui in camera. Poi, allora, occhiali da sole. Questi qua li avevo già presi, non mi ricordo quanto costava questa
sta qui che vi ho appena fatto vedere, non mi ricordo il prezzo. Ah no, c'è ancora scritto 3 euro, scusate. Questi lo stesso sono degli occhiali, ma anche questi vengono 3 euro. Io quelli che utilizzo di solito sono sul rosa, ve li avevo fatti vedere nell'ultimo, o in uno degli ultimi comunque video degli acquisti di Primark, sono identici però sono rosa. Questi invece sono fatti così, di questo colore, sono i miei soliti, nel senso che io li porto quasi sempre di questo colore, però erano quasi tutti graffiati, quindi mi servivano, insomma. Poi, allora, un'altra cosa che ho preso tema Harry Potter è stato questo bellissimo portafoglio, guardate, che poi è fatto veramente bene, guardate, che bello, è proprio con la lettera di Hogwarts, carinissimo, e all'interno è fatto così, è fatto veramente bene, il prezzo di questo è stato 8 euro. Secondo me li vale tutti, ha un sacco di scomparti anche all'interno, veramente è bello per metterci anche tutte le tessere. È carinissimo, veramente questo, innamorata. Poi comunque è fatto bene, è resistente all'acqua perché è quel tessuto un po' plasticoso che sembra un po' similpelle, molto carino questo, mi è piaciuto molto. Poi allora, un'altra cosa che ho voluto provare, questo qui praticamente sono dei glitter, uno sul rosa e l'altro un po' pochettino sul rosa scuro, come vedete, e poi c'è il fissante per i glitter. Sono molto curiosa di provarlo questo, perché non ho mai provato comunque i fissanti col glitter ed ero veramente curiosa, questo 4 euro. Poi allora, un'altra cosa che non vedo l'ora di provare è questo qui, praticamente si chiama Peach In. È un illuminante, guardate la bellezza di questo illuminante, è stupendo, secondo me è veramente bello come colore. E poi è abbastanza shimmer, guardate, il colore è stupendo, secondo me con l'abbronzatura ci va benissimo. Il prezzo di questo mi pare che fosse sui, non mi ricordo, 3,50 euro, non mi ricordo, non mi ricordo. Poi un'altra cosa. Questa qui praticamente è una fascettina che sicuramente utilizzerò per l'estate quando sono magari al mare, mi piaceva tantissimo anche il colore e soprattutto la mia che uso solitamente per quando mi trucco si stava un po' rompendo e questa è venuta a 3 euro. Secondo me questa poteva, essendo Primark, poteva venire anche di meno, però comunque è venuta a 3 euro. Allora, poi un'altra cosa da H&M invece, questo costume, guardate che carino, proprio bellissimo. Io ero alla ricerca proprio di un costume che fosse floreale, carino, sui toni comunque appunto del bianco. Guardate che carino, carinissimo. E questo è venuto 17,99 la parte di su, e invece la parte di giù è molto semplice, come vedete. È fatta così, eccola qui. E questa è venuta 9,99, però anche questi carinissimi. L'ultima cosa di Primark che vi dico subito sono state le maschere. Lo sapete che io per le maschere vado pazza. E tra l'altro adesso devo vedere un po' se quando avete visto voi questo video ho già pubblicato il video delle maschere, perché ho deciso di fare rispetto a quando sono partita a Madrid, che ho comprato un sacco di maschere di Primark, ho deciso di fare un mega video con tutte le maschere. E non so se l'avrò già pubblicato quando avrete visto questo video. In ogni caso vi faccio vedere le altre maschere di Primark, che sono queste. E mi dite se vorreste altri video, diciamo, con queste maschere. Allora, c'è questa maschera qui che è per le labbra. E poi Lip Scrub Mask, che c'è praticamente una sorta di esfoliante e poi una cremina che va messa direttamente dopo. Poi questa qui, questa è venuta 1,50 euro, questa invece che è venuta 4 euro, è praticamente un impacco per i capelli, ero molto curiosa, come vedete ha gli unicorni qua davanti, non so se riuscite a vederlo, se l'ho messo un pochettino a fuoco, spero di sì. Questa è venuta appunto 4 euro ed è una maschera idratante per i capelli, sono molto curiosa. Poi questa qui invece è una maschera rinfrescante, che sicuramente la vedo più per l'inizio dell'estate o comunque l'estate quando fa caldo. Poi questa è una maschera idratante, queste sono venute 2 euro l'uno, sì. Poi quest'altra invece è una maschera direttamente sotto la doccia per il bagno, quindi mi sembra che ci sia una sorta di maschera, una maschera, scusate, delle creme per il bagno. Dovrebbe esserci per tutto il corpo, scusatemi, oggi non ce la posso fare. E questa praticamente è per
per pulire tutto il corpo. Questo invece è lo step 2 che è un esfoliante e quello 3 che è un idratante, quindi sono tutte e tre, anche questa comunque sono molto curiosa. Poi questa qui invece, a quella è venuta 1,50 euro solamente, questa invece 2,50 euro. Questa è una crema, maschera, scusate, antiossidante, anche questa. Poi questa è quella che, con cui io mi ci trovo meglio, proprio la mia preferita, secondo me, di Primark, è una delle migliori, è costata 4 euro ma li vale tutti. Questa invece era con le bolle, e questa sono molto curiosa di provarla, 1,50 euro, ed è anche questa una maschera purificante invece. E questa qui invece è una maschera che, questa dovrebbe essere, stavo controllando un pochettino dietro che non capivo. Deve essere una maschera, cioè sono dei cerotti per le imperfezioni, ovvero sono da tenere tutta la notte e poi da staccare il giorno dopo. Sono molto curiosa anche di questa cosa, anche perché mi è venuta una sorta di brufolino qua. Ho cercato di toglierlo in tutti i modi, però penso che magari se mi dovessero capitare anche altre occasioni li provo questi. E c'è scritto che sono 20 cerotti col gel, quindi sono molto curiosa anche di questi. Allora, per il momento tutte le mie acquisti sono questi. Se arriveranno altre collaborazioni che ho fatto, sicuramente includerò quei video, mini spezzoni di video dentro questo video. Altrimenti, questo video sarà terminato così, ci sarà un altro video, diciamo, con tutti gli altri le altre collaborazioni che ho fatto. A proposito, ho comprato anche da poco dei glitterini, eccoli qua, e tutto il necessario per fare lo slime. Quindi sono molto curiosa di provarlo. Se a qualcuno di voi potesse interessare, farei tranquillamente un video anche ASMR dove creo lo slime e magari un po' vi faccio sentire un po' i suoni dello slime. Fatemi sapere se questo tipo di video potrebbe interessarvi. Mi raccomando, fatemelo capire anche mettendo tanti like e scrivendo un commento anche qua sotto, così almeno so che vi potrebbe piacere un video di questo tipo. Ciao a tutte bellissime, allora finalmente posso concludere questo video collaborazione con due collaborazioni con la LaLab. Preciso comunque che tutte queste cose che mi hanno inviato, me le hanno inviate tutte la LaLab, che ringrazio tantissimo. Io sto collaborando tramite Octoly con la LaLab e mi sono trovata sempre stra bene. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è la cosa che ho preferito di più. Ho fatto stampare alcune foto e ho fatto fare una sorta di diciamo di collage di foto. Eccolo qua. Allora, questo praticamente è un quadro di foto che ho fatto stampare. Le foto le ha fatte la mia amica Alessandra insieme al ragazzo, e vi mando il link qua sul box informazioni della loro pagina Facebook. Fanno delle foto prematrimoniali e anche dei matrimoni, ritratti, un po' di tutto. Sono veramente bravi, quindi vi mando sia la pagina Facebook che la pagina Instagram qua sotto. Guardate, proprio sono rimasta contentissima di queste foto, veramente sono strabelle. Poi magari vi mando anche qualche foto nel mio contatto Instagram. A proposito, se non mi seguite ancora su Instagram, sono carletta-22, dove condivido tutte le collaborazioni e comunque tutte le news anche per quanto riguarda il canale, quindi seguitemi tante anche in quel contatto. Quindi questa è la prima collaborazione che ho fatto con la LaLab, sono rimasta veramente stra contenta. E poi l'altra invece mi è arrivata oggi, quindi ho ancora da spacchettare qua. Allora, arriva sempre comunque in pochissimo tempo le collaborazioni con la LaLab, che è una cosa bellissima, comunque vi arrivano in pochissimo tempo. E qui ho preso, guardate, allora, a parte che sì, guardate, qui ho preso la Boogie, si vede Biggie Box. Guardate che carina, è carinissima la scatolina con tutte le foto. E la dimensione delle foto è questa. Anche qui ho fatto stampare prevalentemente le foto della mia amica Alessandra e del ragazzo, che mi hanno fatto loro. Volevo aprire bene. Allora, si apre così, guardate. Le foto sono un sacco, come vedete, sono un bel po' di foto che ho fatto stampare. E guardate, la stampa è così. Questa è la foto che avete visto prima. Adesso scusatemi se c'è un po' di se vedete anche un po' la ring light, ma oggi c'è una giornata brutta. Guardate, veramente fatte bene le foto, assolutamente. Vi faccio vedere, guardate, vi faccio vedere altre foto che mi hanno fatto loro, veramente bellissime. E escono divinamente, secondo me sono perfette, proprio queste sono troppo carine. Mi ricordano moltissimo comunque lo stile Polaroid,
Ecco altre foto, comunque questo è un ritratto. Guardate, veramente sono rimasta contentissima di questa collaborazione perché stampa le foto veramente bene. Guardate questa con tutti i particolari, si vede benissimo, guardate. Scusatemi se non si vede tanto per quanto riguarda la luce, veramente sono adesso provo a chiuderla, ma secondo me vedete comunque sempre il riflesso del sole, anche se ce n'è veramente poco. Quindi queste qui comunque sono le adesso mi vedete super struccata, oggi qua truccatissima. Comunque queste foto sono rimasta veramente contenta con questa collaborazione, contentissima. Vi lascio comunque il link qua sul box informazioni se siete interessate, perché questo, soprattutto questi qua e anche il quadro comunque di foto, sono belle anche come idee regalo, cioè a me piacciono tantissimo proprio come idee regalo i calendari. Poi ci sono i magneti per il frigo che a me piacciono tantissimo e costano comunque pochissimo. Quindi vi mando qua il link sul box informazioni per chi fosse interessato per qualche proprio idea regalo, perché sono veramente belle. Quindi questa è stata la mia collaborazione con la La Lab, spero vi sia piaciuta. Scusate se mi vedete oggi tutta struccata, ma praticamente quando hanno suonato avevo appena finito di fare la doccia, quindi non sono né truccata né niente. Adesso mi incremo subito che mi sento il viso tutto disidratato. Quindi vi mando un bacione grandissimo, spero tanto che questo video vi sia piaciuto di mix di collaborazioni e poi degli ultimi acquisti comunque di Primark. Fatemi sapere, vi mando un mega bacione. Mua. Seguitemi, soprattutto ve l'ho detto su Instagram che condivido sempre nuove cose, e poi anche su Facebook comunque con Carletta22 fanpage, seguitemi anche lì. Vi mando tanti bacioni e attivate la campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti sui miei nuovi video.